Consigliere comunale e provinciale Edoardo Maiorattesi, in questi giorni un po' al centro di una sorta di bufera, una festa che è stata così oggetto di un vero e proprio blitz da parte delle forze dell'ordine. Che cosa è successo? Ma intanto io sono appunto uno dei membri che ha lavorato all'interno del locale nella quale appunto si è tenuto questo evento, e era appunto concesso dalla legge svolgere questo evento, quindi non c'è stato alcun tipo di problema. Appunto le forze dell'ordine hanno verificato, da quanto appunto mi risulta, molte cose e non sono stati trovati particolari problemi. Appunto sono stati controllati oltre 300 Green Pass ed erano tutti regolari, oltre appunto a tutto il personale che lavorava all'interno di questa manifestazione, che era tutto in regola. È stato deciso di chiudere un attimino prima, appunto per evitare problematiche di ordine pubblico e sicurezza, dato l'aumento appunto dei contagi che ci sono stati in queste settimane, soprattutto negli ultimi giorni, perché c'è stato veramente un repentino aumento dei contagi. Allora, circa 700 studenti, effettivamente il rischio di assembramento c'era? Sì, alla fine sono giunte circa 600-650 persone, la capienza era di 750 già diviso a due dalle normative Covid, quindi appunto era secondo i crismi e il protocollo Covid interamente rispettato sotto questo punto di vista. Ovviamente tutte le precauzioni del caso andavano prese. Devo appunto fare i complimenti a questi ragazzi che si sono davvero presentati muniti di mascherine, Green Pass, tutto regolare dopo due anni appunto di pandemia. Ritengo appunto che sia lecito da parte di questi ragazzi giovani appunto poter trovare dei momenti di svago, di divertimento.